Eccoci qui. E allora, oggi vediamo insieme come, devo dire, questa volta davvero una grande sfida per i miei studenti, ma io so che ce la faremo, come avviare alla scrittura di un essay. Siamo in una classe terza di scuola secondaria di primo grado, io insegno inglese per chi non mi conoscesse, quindi i miei studenti hanno un livello A2 di inglese, per cui la scrittura di un saggio sicuramente diventa quasi un'impresa. Ma vediamo come l'intelligenza artificiale diventa un validissimo supporto, una sorta di coach per i nostri studenti perché li guida appunto nella scrittura, suggerendo modifiche, suggerendo idee, ma soprattutto dandogli anche la possibilità di avere una sorta di correttore nel caso in cui lo scritto non fosse proprio, come dire, il massimo. Ok? Quindi andiamo a vedere. Come vedete, qui abbiamo utilizzato diversi strumenti, Classroom e Docs del mondo Google, e qualche strumento di intelligenza artificiale come ChatGPT. Avremmo potuto utilizzare tranquillamente Gemini, Copilot, Claude, Perplexity, insomma, e quelli della stessa, come dire, stessa tipologia, ma anche Magic School, vedremo per semplificare le istruzioni per gli studenti, e Mizzou, che invece ci ha dato la possibilità di lavorare in un ambiente protetto nel quale porre domande, suggerire e ottenere dei suggerimenti proprio per migliorare il proprio essay. Ma vediamo un po' come è stata effettivamente organizzata questa attività. Dunque, qui siamo all'interno della mia classroom, nel mio classroom. Io da settembre, più o meno, visto che il 21 settembre si festeggia la giornata internazionale della pace, ho introdotto gli studenti a tre grandi leader come Gandhi, Martin Luther King e Nelson Mandela, che chiaramente hanno delle molto in comune, ma hanno anche delle differenze. Quindi questo ci ha dato modo di riflettere proprio di portare avanti una comparazione tra i tre grandi. Come hanno lavorato gli studenti? Quindi abbiamo costruito prima una base di conoscenza attraverso Edpuzzle, da cui acquisire le prime informazioni. Dopodiché, per ognuno dei grandi, quindi dopo aver ottenuto, ripeto, le prime informazioni attraverso video interattivi, nei quali guardare un pezzettino di informazioni e poi saggiare subito la comprensione. Per ognuno di questi grandi, praticamente io avevo preparato per loro, eccolo qui, un file di presentazione costruito con Genially, nel quale, ripeto, per ognuno dei grandi si parte da una citazione, poi si va avanti. Qui troviamo i video incorporati di Edpuzzle, qualche video, vedete, sia un po' fumettistico che diciamo invece un po' più realistico. Nel caso di Martin Luther King abbiamo anche lo speech, abbiamo anche l'I Have a Dream, come vedete anche delle normalissime dispense, insomma, che loro hanno dovuto stampare, sulle quali poi lavorare. Ancora un quiz integrato qui di PanQuiz. Abbiamo costruito insieme una nuvola di parole per ognuno dei grandi, raccogliendo quelle che erano le parole chiave che venivano fuori, in questo caso dal discorso, ma anche dalla vita e dagli eventi salienti di Martin Luther King. Qui, per esempio, questa non è stata ancora compilata. Per gli altri due, invece, noi raccoglievamo le idee più importanti dopo aver visionato Edpuzzle, i video di Edpuzzle, insomma, all'interno di questa bacheca. Poi una mappa, quindi per ognuno abbiamo costruito insieme una mappa che ci potesse aiutare proprio a riorganizzare le idee. Ancora dei giochi trovati tranquillamente su Learning Apps e incorporati nel nostro Genially. Dopodiché, nel caso di Martin Luther King, loro hanno anche realizzato un compito autentico, quindi hanno scritto il loro discorso di Martin Luther King, e poi si conclude con una citazione. Quindi questo modo di preparare la base di conoscenze è stato utilizzato per ognuno di questi grandi leader. Dopodiché, completato tutto questo, si era pronti per scrivere il saggio. Eccolo qui, ingrandisco un pochettino così leggiamo meglio. Dunque, eccolo.
Quindi, cari studenti, aspettate che mi sposto. Ok, cari studenti, ora siete chiamati a scrivere un saggio in inglese sui tre grandi leader. Queste figure hanno fatto hanno contribuito in maniera significativa alla lotta per la giustizia, per l'uguaglianza in diverse parti del mondo. Nel vostro saggio dovete seguire queste linee guida. Introduzione, quindi introduci brevemente ogni leader, menziona da dove vengono, contesto storico, contributi principali al mondo. Fai un paragone, ma individua anche i contrasti. Quindi, discuti proprio le somiglianze e le differenze tra i tre leader, considerando i metodi di protesta, le sfide che hanno affrontato nelle loro battaglie e la loro visione di giustizia e uguaglianza. Riflessione personale, chiaramente in classe noi abbiamo discusso di tutto questo, ovviamente c'è una base molto forte di conoscenza che abbiamo costruito. Riflessione personale, quindi condividi pensieri e opinioni su questi leader, che cosa ammiri di loro, come le loro insomma, azioni ti ispirano nel mondo di oggi, e poi la conclusione, quindi riassumi i punti essenziali e spiega che cosa, quali lezioni noi possiamo imparare dalle loro vite e dal loro lavoro. E la struttura deve essere questa, quindi questa lunghezza, questa struttura in paragrafi, e usa chiaramente un inglese formale. Attenzione alla grammatica e al lessico. Buona fortuna, e insomma sviluppa questa, prendi questa opportunità per riflettere sull'eredità di questi diciamo, personaggi notevoli. Cosa avevano all'interno di Classroom oltre a queste istruzioni? Un chatbot. Ecco, l'ho costruito con Mizzou. Adesso andiamo a vedere come è stato costruito, all'interno del quale loro potevano, in ambiente protetto, ripeto, nel quale accedono senza registrarsi, ma andando a indicare semplicemente il loro nome e cognome, ma anche semplicemente un nickname, nel caso in cui ne avessimo definito uno. Quindi entrano in Mizzou, dialogano con il chatbot che gli suggerisce come insomma, avviare la scrittura, idee, gli pone domande per il pensiero critico, e il tutto tra l'altro monitorato da me. Per cui all'interno di Mizzou, io poi ho avviata la sessione, ho un cruscotto all'interno del quale posso monitorare la qualità anche di queste conversazioni e perfino ottenere un feedback su come è andata appunto e come è andata il dialogo. Ok? Dopodiché per loro ho caricato per ognuno di loro un file di Google Documenti nel quale dovevano appunto andare a scrivere il loro saggio, costituiti i gruppi di lavoro e caricato poi una rubrica di valutazione che chiaramente insomma tiene conto di quelli che sono diciamo, gli indicatori che per me erano particolarmente importanti, rigorosamente preparata con ChatGPT. Quindi vedete. Introduzione, insomma, la comparazione tra i tre grandi leader, riflessione personale, conclusione, struttura e organizzazione, lingua e grammatica, e poi, insomma, se sono stati bravi a contare e a stare nei limiti delle parole che erano state assegnate loro. Dopodiché, linee guida. Perché? Perché può capitare che magari alcuni di loro abbiano difficoltà nel seguire le istruzioni. Per cui c'è un applicativo, o meglio una funzionalità che è all'interno di Magic School, lo vedremo insieme, nella quale è possibile, si chiama proprio Assignment Scaffolder, è possibile spezzettare il compito in tanti piccoli step, in modo tale da facilitare anche la comprensione e lo svolgimento poi del compito. Quindi vedete, è stato spezzettato in diversi step. Qui ricerca i leader, in realtà è qualcosa che abbiamo già fatto precedentemente, per cui insomma inutile questo step da inserire nell'assegnazione del compito. Scrivi l'introduzione e quindi qua alcuni suggerimenti sull'introduzione. Paragona i tre, individua somiglianze e differenze e qui diciamo è stato come dire, amplificato e passo passo li segue proprio nello sviluppo del compito. Riflessione personale, scrivi la conclusione, poi insomma vai a modificare se c'è bisogno, rivedi correttamente alla ricerca magari di errori, struttura e lunghezza. Quindi come vedete quello stesso compito è stato spezzettato in modo tale da poter costituire davvero diciamo, un potente strumento di scaffolding per i nostri studenti. Ok? E quindi questo è il compito che è stato assegnato agli studenti, vedete qualcuno sta
sta già lavorando, e all'interno andiamo a vedere un po' effettivamente quali sono stati gli strumenti utilizzati. Allora, intanto già per la creazione del compito, delle istruzioni, mi sono fatta dare una mano da ChatGPT. Gli ho scritto, infatti, scrivi una consegna, non fate caso agli errori, qui sempre per fretta facciamo un mare di errori, ma fortunatamente queste piattaforme poi comprendono quello che vogliamo dire in quel momento. Quindi scrivi una consegna per studenti in cui li inviti a scrivere un essay su Martin Luther King, Gandhi, Nelson Mandela, suggerendo somiglianze e differenze insieme a idee personali sui tre grandi uomini della storia in inglese. Ed ecco qui, devo dire che insomma mi è sembrato veramente interessante. Insomma, fatto bene, l'ho preso così com'era, non ho neanche dettagliato, diciamo, come avrei dovuto fare, chi sono, quindi il contesto, il target, gli obiettivi, insomma, diciamo che sono andata veramente molto molto veloce. Qui mi bacchetterete proprio per il prompt molto mal strutturato. Vabbè, fa niente, va bene uguale. Poi all'interno di Magic School, tra i vari strumenti che noi abbiamo a disposizione, ce n'è uno che è proprio l'assignment scaffolder. Aspettate che lo metto un attimo in inglese, così lo troviamo meglio, ma magari, eccolo qua, strumento di supporto per i compiti, ok? Che cosa fa questo strumento? Prendi qualsiasi compito, potenzia gli studenti suddividendolo in vari passaggi, quindi insomma semplificando proprio il compito. Vedete, noi qui andiamo a definire il livello di grado, il prompt, e vi faccio vedere un po' che cosa io ho fatto. Vediamo un po' se me lo dà, eccolo qui, lo apro. Eccolo qui, io che cosa ho fatto? All'interno del prompt ho incollato queste istruzioni che avevo già inserito all'interno di Classroom, e lui me lo ha, come vedete, spezzettato in tanti piccoli step. Ok, questo mi aiuta appunto, ripeto, a semplificare a volte le consegne che per loro possono essere troppo troppo articolate. Sempre in ChatGPT ho strutturato la mia rubrica, quindi anche all'interno di ChatGPT, questa volta un po' più attenta allo stabilire il contesto, il target. Sei un insegnante di inglese nella scuola secondaria, studenti sono studenti italiani che studiano l'inglese come seconda lingua con un livello A2, quindi un intermediate. Crea una rubrica per la valutazione di questo tipo di saggio, e qui gli ho incollato le istruzioni del mio compito, della mia assegnazione. Ed ecco, abbiamo la rubrica che poi ho utilizzato e che sto utilizzando per la valutazione dei loro saggi. L'ultimo strumento che vorrei, eccolo qui, di cui vorrei parlare, è proprio questo. Quindi all'interno di Mizzou io ho creato completamente da zero, quindi build a chatbot, il mio chatbot, che si chiama Master the Art of Essay Writing with Your Personal Creative Ideas. E vedete, gli studenti ci stanno già lavorando, ci sono già 33 studenti che hanno dialogato con questo chatbot. Vado a vedere un attimo quale tipo di istruzioni è stato fornito insomma al chatbot stesso. Eccolo qui, abbiamo il titolo, dunque aspettate che, ecco, spostiamo un attimo questo. Eccolo qui. Allora, sei un esperto coach per la scrittura di un saggio che guida gli studenti attraverso, insomma, la scrittura di un saggio eccellente. Quindi ti viene chiesto di assistere gli studenti nello sviluppare le loro tesi, ok? Strutturando i loro saggi in maniera efficace e soprattutto impiegando un linguaggio persuasivo, ok? Queste sono le istruzioni che sono state fornite per addestrare il chatbot. Dopodiché in basso abbiamo ulteriori opzioni che sono state però generate con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Qui c'è il messaggio di benvenuto agli studenti, e qui ci sono le regole, che sono veramente importantissime, perché all'interno di questo spazio noi possiamo dire, dettagliare esattamente al chatbot che cosa lui deve
o anche non deve fare. Questo è molto importante, quindi limitare quello che il chatbot può fare per gli studenti. Quindi, per esempio, qui usa delle domande guidate per aiutare gli studenti a pensare criticamente alle loro, insomma, alle loro tesi, la struttura, suggerisci dei miglioramenti per gli studenti per aggiornare e soprattutto, vedete, non scrivere il saggio per loro, ok? Ma offri un feedback costruttivo e suggerisci delle alternative, suggerisci praticamente dei suggerimenti per le alternative, ok? Suggerimenti alternativi, ce la farò, ce la farò. Ok, bene, purtroppo nella versione gratuita non c'è possibilità di caricare un knowledge file, che sarebbe invece interessante perché così potremo addestrarlo ancora di più in base, insomma, sulla base delle nostre informazioni e dei nostri contenuti. Poi si sceglie l'audio attraverso il quale andrà a raccontare le cose il chatbot, perché poi questi chatbot sono estremamente inclusivi, leggono, ma anche acquisiscono la nostra voce e la trasformano in testo, quindi abbiamo diverse insomma, strumenti che aiutano gli studenti stessi. Come vedete, un'immagine che possiamo modificare, che, insomma, e qui abbiamo l'area di preview in cui possiamo testarlo. E questo è molto importante perché prima di darlo in pasto ai nostri studenti è importante capire se effettivamente lo strumento è efficace e magari sulla sinistra poi andare ad aggiustare il tiro nel caso in cui dovessimo renderci conto che non è ok. Dopodiché, una volta diciamo creato il chatbot, che cosa si fa? Lo si lancia agli studenti. Quindi vedete, si clicca su New Session, si ottiene un link e attraverso quel link noi possiamo invitare gli studenti ad accedere a questo spazio, ripeto, che è protetto e che è molto interessante perché stimola davvero attraverso una serie di domande il pensiero critico dei nostri studenti. Ora non mi resta che attendere i loro risultati, verificare se è un valido, effettivamente un valido strumento, ma soprattutto un consiglio che mi sento di dare è quello di partire con un esempio direttamente in classe. Ok? Quindi apriamo Classroom, facciamo finta di essere uno di loro e vedere insieme come step by step bisognerà lavorare a casa. Quindi leggendo attentamente le istruzioni, leggendo attentamente le linee guida in cui abbiamo il compito semplificato, aprendo il chatbot e capendo insieme come si interroga un chatbot, quindi che tipo di risposte ci restituisce o di suggerimenti e sulla base di quelli poi andare a strutturare le nostre risposte e quindi a creare il nostro essay, il nostro saggio. Chiaramente è una grande sfida per i miei studenti, ma insomma sono abbastanza fiduciosa, le cose andranno bene. Bene, non mi resta che augurare a loro buona fortuna e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!